LDG Photo Art. It's media. It's art. Come è nato e il significato delle parole? Ti sapremo qualcosa proprio sul video nazionale. Come è nato e il significato delle parole? Allora, io lo chiamerei, eccolo qua. Con la pesiera! Ecco, ritorno indietro, però stasera li devo licenziare! Non è possibile! Hai visto, sei vestito anche a tema, quindi glielo facciamo un applauso, fai un giro, ecco. Un applauso al tricolore, alla nostra patria! Sei, dove l'hai presa sta bandiera? Ah, sono qua! Ah, hai visto la bandiera e ci è venuto l'idea di... Ah, ecco! Ah, dove vai? State qua! Te lo faccio prestare da me perché stanno tutti occupati dentro. Te lo presto io. E poi glielo richiamo. Allora, niente, io rilascio velocemente al pubblico perché poi abbiamo il gran finale. Allora, alla fine tutti gli artisti che si sono esibiti avranno appunto un ricordino e poi ci sarà diciamo l'estrazione, quindi non andate via. E la foto ovviamente finale con tutti quanti. Anche chi non si è esibito, amici, tutti quanti, chi vuole salire poi per fare la foto finale, quindi vi potete aggiungere tranquillamente. Detto questo ti lasciamo con il di Mameli. Ieri sera mi è piaciuto quando l'inno non partina, ma tutti gli italiani hanno cominciato a cantare l'inno nazionale a voce, la partita di ieri sera è stato bellissimo, mentre era emozionante veramente. L'Italia c'è, esiste una volta tanto, perché allora, non cantano mai. Vabbè, stiamo incominciando con questa volta. Quindi questo inno nazionale, chi l'ha fatto, la poesia, chi l'ha composto, è stato Goffredo Di Mameli. Chi era Goffredo Di Mameli? Un patriota italiano. Pressa poco nell'anno 1847, che all'età di 20 anni compose questa poesia, che è una poesia risorgimentale di elevato spessore culturale. Poi consegnò questa poesia, la consegnò a un suo amico, lui era ligure, anch'esso ligure, che viveva a Torino, mi pare nel mese di novembre del 1847. Quando la lesse, ne fu subito conquistato e la musicò. Vediamo, e questo è il predito storico, ecco, bisogna capire, pure un ragazzo, un giovanotto di 22 anni che poi morì per la costruzione della patria, morì giovanissimo a 22 anni, intellettuale, patriota, figlio anche di una famiglia ricchissima, per una ferita poi banale tra l'altro, perché con la baionetta, sempre di un compagno, fu ferita al piede, una ferita mal curata e gli portò infezione e morì. Allora, il canto è così composto, Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, cioè siamo tutti fratelli. Lui inizia con il canto che all'inizio si chiamava il canto degli italiani, poi vi spiego perché. Fratelli d'Italia, siamo tutti fratelli, dalle Alpi alla Sicilia. L'Italia si desta, finalmente l'Italia si sta svegliando. Dell'elmo di Scipio, ci si sveglia pure oggi, per la verità. Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Che cos'è l'elmo di Scipio? Scipione l'africano, Publio Cornelio Scipione nell'anno 202 a.C. riesce a sconfiggere i cartaginesi, a cacciare quindi i nemici dalla penisola italiana e porre fine alla seconda guerra punica. Il problema è che Publio Cornelio Scipione ha vissuto nell'età repubblicana, ecco perché questo canto è stato l'inno nazionale italiano dal 1946 con la nascita della Repubblica. La monarchia non l'ha mai voluto perché purtroppo non era un inno monarchico, né la dittatura fascista tanto l'apprezzò, perché se forse avesse fatto riferimento a Cesare, che era un dittatore, probabilmente il capo del fascismo l'avrebbe presa in considerazione. Poiché è un inno puramente repubblicano, lui è un mazziniano a tutti gli effetti, quindi pensiamo a sto giovanotto di 20 anni che pensava non solo alla costruzione dell'Italia, ma addirittura pensava pure alla Repubblica. Un fatto proprio eccezionale. E poi dice, se cinta la testa, quindi tutta l'Italia finalmente si sta armando per combattere l'oppressore straniero. Dov'è la vittoria? La vittoria, che cos'è la vittoria? Nell'antica Roma rappresentava la dea Vittoria. Ecco perché cita la vittoria. Quando dice le porga la chioma, perché Roma doveva essere sempre vittoriosa. La dea Vittoria portava dei capelli lunghissimi, quindi lei si fa schiava di Roma per volontà divina, e nell'antica Grecia le donne romane che si venivano fatte diventare schiave dovevano essere tagliate i capelli.
invece le donne romane erano libere di portare anche i capelli lunghi. Ecco perché dice: dov'è la vittoria? C'è la direttoria, le porca la chioma, che schiava di Roma, perché lei si fece schiava di Roma e Dio la creò per volontà divina. Poi dice: stringiamoci a corte. Quando dice stringiamoci a corte, che vuole intendere? La corte nell'antica Roma era la decima parte della legione romana, quindi questo pugno di soldati che era pronta a morire per combattere. Perciò poi segue: siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Quindi, ecco. Poi dice: noi fummo da secoli calpesti e derisi, perché è vero, siamo stati sempre dominati dagli stranieri, e quindi derisi perché non eravamo una nazione. Mentre la Francia, l'Inghilterra erano riuscite già a diventare degli stati nazionali, noi facevamo ancora le lotte tra città e città, le rivalità erano vicine, tra Firenze, Siena, Milano, erano tutti i popoli, tutte città divise, tanti piccoli staterelli ci hanno insegnato a scuola, eravamo così divisi. Quindi siamo dunque, poiché siamo divisi, raccolgaci un'unica bandiera, una speme, cioè un'unica speranza di raccoglierci sotto un'unica bandiera, la bandiera del tricolore. Che allora sono? Poi vabbè, ripete, stringiamoci a corte. Poi qua un versino molto bello: uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rilevano i popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, è bella questa espressione, uniti per Dio. Qui per Dio, lui in un certo senso, un francesismo, cioè invoca Dio, cioè è da Dio che deve anche venire questa forza per l'unità d'Italia. Tanto è vero che quando fu fatta l'Italia si parlò per grazia di Dio e per volontà della nazione. Ancora, stringiamoci a corte, poi qui fa una composizione veramente da storico che è, perché lui era uno studioso in effetti, l'arte classica e la storia romana. Si studiava molto, molto a scuola. Dall'Appia alla Sicilia, dovunque Legnano. Legnano è la seconda e unica città che viene citata nel testo di Mameli. Legnano è un piccolo comune della Lombardia. Nel 1176 l'imperatore Federico Barbarossa pensò di conquistare, si accinse con il suo esercito ad entrare nell'Italia settentrionale per dominarla proprio militarmente. A questo punto qua accade un fatto eccezionale: per la prima volta i comuni della Lombardia si uniscono insieme formando un unico esercito, la famosa Lega Lombarda, che passa la storia, e la guerra avvenne proprio a Legnano. Ecco lì di percorrere le tappe storiche nel momento in cui gli italiani, quando sono uniti, sono capaci di fare grandi cose. Anche per il presidente Napolitano, quando l'Italia vinse la partita al campionato europeo, dicono che gli italiani sono dei soliti individuali, ma vedo che quando si mettono insieme sono uniti, sono capaci di fare grandi cose. Ognun di Ferruccio ha il cuore alla mano. Ferruccio chi era? Il capitano Ferruccio. Firenze, intorno all'anno 1500, era invasa dall'esercito francese di Carlo V. Il capitano Ferruccio eroicamente cercò di difendere a spada tratta la Repubblica di Firenze. È resistente per parecchio tempo, poi capitolò, poi venne anche poi fucilato per opera anche di un traditore italiano, il quale è un certo Maramaldo, e il quale disse poi, prima di morire: vivi, tucci di un uomo già morto. Dall'epoca la parola Maramaldo significava per gli italiani vigliacco, un vile. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Chi erano i Balilla? Il Balilla era il primo giovanotto genovese che durante la rivolta contro gli austriaci lanciò la prima pietra contro gli austriaci e fu il segnale della rivolta popolare dei genovesi per cacciare gli austriaci dal territorio genovese. La figura di Balilla poi venne ripresa durante il fascismo e fu riportata. E poi conclude: il suono di ogni squilla i vespri suonò. Citerà poi i vespri siciliani dell'anno 1282, quando al tramonto tutte le campane suonarono e lanciarono l'allarme per far sì che i palermitani entrassero in piazza per cacciare lo straniero, i soldati francesi di Carlo d'Angiò, i famosi vespri siciliani. Quindi in questo pezzetto lui ha riportato tutta la storia, i momenti più importanti per far ricordare a tutti che bisogna essere uniti. Poi ripete, stringiamoci a corte, ecco, e poi conclude la parte finale: sono giunghi che piegano le spade vendute.
Sir Giunghi che viene arrestato in Tuscia, già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute. Era il periodo dell'impero aspugico, quindi gli astrici dominavano tutta l'Italia settentrionale e le spade vendute erano le spade dei soldati austrici, dei mercenari. Lui già aveva capito che l'Austria si stava indebolendo e quindi le chiamava le spade vendute, perché dire noi siamo patrioti, noi non siamo dei venduti, non lottiamo per la merce, per i soldi, noi lottiamo per la patria, per l'unità, è diverso da voi. E poi qui fa un riferimento al sangue d'Italia e al sangue polacco. Bevei col cosacco, ma il sedere bruciò. Queste parole risuonano forte perché la Polonia, un po' come l'Italia, non aveva ancora una patria, non era ancora una patronitaria, e quindi l'Austria, d'accordo con la Russia, smembrarono e svidirono completamente la Polonia. E lui dice, col sangue, il polacco, il cosacco, chi era? Erano i russi, in effetti il riferimento era ai russi. Il polacco, il cosacco, quindi, quando dice il sangue polacco, il sangue beve col cosacco, ma essi le bruciò. Cioè, del sangue di cui tu, Austria, ti sei nutrita, di questo sangue morirai. E in effetti l'impero asburgico, il punto debole dell'impero asburgico e quindi degli austriaci, era proprio che era minato dall'interno. Tutti i popoli e le popolazioni sottomesse non stavano al gioco degli austriaci e quindi lottavano per la propria indipendenza, per la propria libertà e per la propria autonomia. Beh, io credo che insomma noi italiani dobbiamo essere uniti, ecco, il Presidente prima ha detto di andare a votare, insomma andiamo a votare, poi uno può dire sì, può dire no, insomma è anche un modo per dire che dobbiamo essere uniti, lo dobbiamo anche a queste persone che insomma hanno dato la vita per costruire quest'Italia e per regalarci la Repubblica, non è una cosa scontata, la Repubblica, la democrazia, la libertà, ricordiamoci che non sono scontate, ci sono avuto secoli e persone e quindi uomini che hanno lottato e hanno dato la vita per queste cose. Bravo, bravo. Grazie Agnello. Senti, nel prossimo argomento che ci porterai, ad esempio? Sì, parleremo, poiché siamo in occasione natalizia, io ti proporrei la storia di Presepe, come è nato il Presepe. Ok, quindi l'11 dicembre. L'11 dicembre. Ok.